settima partita di campionato Serie C al Vissole di Norora del 2 maggio 87. I nostri ragazzi sono col numero 1 Simonini, 2 Abriata, 3 Isculla, 4 Celoria. Nel frattempo intanto vediamo i nostri ragazzi in allenamento. Il numero 5 Selis Mauro, il numero 6 Conte, il numero 7 Fonzi, il numero 8 Di Noia, il numero 9 Celoria Cesare, il numero 10 Alcetti Oriano, il numero 11 Cavallero Giacomo, 12 Tambuscio Fabio, 13 Vassallo Diego. Ecco il nostro allenatore Tanganelli. Ecco il Di Norora all'attacco, sfumata la prima azione dell'Albissole. Prima parata di Simonini. Palla a Isculla che inizia l'azione dell'Albissole. Il secondo attacco dell'Albissole. Ecco, controfuga. Primo gol di Pierre. Albissole 1, Di Norora 0. Prima espulsione per le Albissole del numero 5 Selis Mauro. Sette secondi al termine dell'azione del Di Norora e l'Albissole gioca sempre con un uomo in meno. Segnato il numero 2 Di Norora, 1 Albissole 1. I nostri ragazzi partono e investiscono un'altra azione dell'Albissole. Gol numero 3 Isculla. Albissole 2, Di Norora 1.
fermata l'azione del Dino Aurora, parte Leo Di Sole. Al numero 8 Pierre la palla, imbastisce l'ulteriore discesa dell'Albisole. Ecco, Pierre fa finta, tira, niente, peccato. Tra il portiere e il palo, sfumata l'azione dell'Albisole. Bellissima parata di Simonini. Parte il numero 4 Celoria, imbastisce l'attacco dell'Albisole. Al centro c'è Briata, finta e respinta dal portiere. Primo angolo dell'Albisole, c'è un palo che purtroppo dà un pochettino di fastidio. Battuta la palla. Da Briata. Finata. Anche se era abbastanza discutibile. Presa la palla, fermata l'azione. Palla da Simonini ad Abriata. Da Abriata, palla troppo lunga e Pierre subisce il fallo. Ma c'è un attacco, un fallo delle Albisole. Azione al Dino Aurora. Forza ragazzi, siamo due pari. Ecco la palla da Briata. Da Briata a Pierre. Esibisce il fallo. Fallo. 5-6. Pallone sciupata. Fallo dell'Albisole, ecco contropiede velocissimo la palla a Pierre. Ecco che Pierre, solo davanti al portiere, angolo.
4. C'è l'aria. Sommata l'azione dell'Alvissole, contropiede del Dino Aurora. Quanto strepitosa, beh. Termine del primo tempo. Sì, ragazzi che prendono nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo le ultime disposizioni di gioco. Si sta preparando il numero 9, Cialoria. Adesso sai Matteo Cesaro, chiedo gentilmente scusa. In primo piano il nostro portiere, se lo riesco a trovare, solo nell'acqua. Ecco Fonzi pronto per andare a prendere il pallone al fischio dell'arbitro, via. Vediamo che arriva prima, per la seconda volta prima pallone alle Alvissole. Comprensione tra il numero 2 e il numero 5, pallone al Dino Aurora. Parata, ottima parata del nostro portiere. Fuga dal Dino Aurora, lo metto fuori. Ha segnato il numero 7 con la bella calottina bianca. Dino Aurora 3, Alvissole 2. Espulsione. Del numero 4 bianco.
dai spulla a Piera Mauro. No! Forse Mauro era nei 2 metri, non si riesce a capire comunque. Questo fallo fischiato dall'arbitro che dà la possibilità a Di Narola, che vede però adesso sfumare l'azione. Palla non battuta, fallo non battuto, quindi, e palla alle Albissole. Dinarora 4, Albissole 2. Erano partiti così bene i nostri. Che accorcia le distanze e porta a 3 le Albissole. Esce il numero 8 Pierre ed entra il numero 11 Giacomo Cavallero. Spinto da fortuna. Pallonetto, gol del numero 2. Che fastidio se mi siede. Carità, Albissole 4,
di Narora qua. Angolo per il Dino Aurora. Funzione del numero 1. E per la seconda volta il Dino Aurora gioca con l'uomo in più. Cerca di fare la palla ma sfuma l'azione della Russia. Sole 5, se non vado errato, di Narora 5.
secondo tempo. Ecco che inizia il terzo tempo. E anche stavolta si riesce a prendere la palla. Avete sempre preso, eh? Del numero 9 delle Alvisole. Prende passaggio con il numero 4, fa pallonetto e prende la palla. Del numero 7 del Dino Roma.
gol del numero 12 Bianco. Adriati contro gli Spugli.
c'è il 7 e il 2 e l'8. 7, 2, l'8 e poi manca il 6 che non è venuto. L'avanno una volta sarà. Penso di sì. Pronti per l'ultimo tempo. L'azione del Dino Aurora. Altri 35 secondi per il Dino Aurora.
respinto il pallone. E sfuma l'azione delle Alvissole, che è di sotto di 5 gol, ma non riesce ancora a tirare in questo quarto tempo la rete avversaria. Riescono così a recuperare altre frazioni di 35 secondi nel tentativo di pareggiare o quantomeno di avvicinarsi al più probabile. Espulsione. Entra in acqua Conte, Marco, esce in scuola. Che vede sempre più sfuggire
un ravvicinamento della partita. Terzo e quarto tempo, abbastanza calmo e infruttuoso per l'Albissola, che subisce un altro attacco dal Dino Rosa. Riesce però a fermare il gioco a Briata e imbastisce un'azione dell'Albissola. Mauro a fare il gol. Mancano 2:10 alla fine della partita. Bene, comunque fatto sta che il Dino Rora va avanti. Ultimo minuto di gioco, speriamo che almeno i nostri riescano ancora a segnare, visto che ormai la partita mi pare abbastanza condizionata da un risultato così evidente. Carellata dei nostri ragazzi.